sono il candidato presidente. Ho 69 anni, faccio l'avvocato da più di 40 anni in Sicilia. E, dal punto di vista pugilistico, in gioventù sono stato un discreto giocatore. Qualche allora l'ho conquistato, ho vinto 5 titoli italiani nel misto per mezzo di mia moglie, come pensano tutti. Anzi, però devo dire che in realtà il ricordo più bello e forse il risultato più importante che ho ottenuto è stato proprio qua a Milano, perché nel 1984, da pressoché sconosciuti, io e gli altri che erano in squadra con me, che era la squadra di tutti i messinesi, abbiamo vinto il Campari dell'84, che è stata una delle manifestazioni con un maggior numero di squadra, un sacco di stranieri. Avevamo il bene di poco. Invece, dal punto di vista amministrativo, diciamo, ho percorso un po' tutte le tappe dell'amministrazione della federale, perché ho cominciato come presidente di associazione, poi presidente del comitato regionale siciliano, poi sono entrato in consiglio federale di Gian Enrico Rona, sono stato 6 anni con lui, sempre in minoranza, e combattiva. Poi 2 anni sono stato presidente della Corte Federale d'Appello nell'amministrazione Tamburi, e poi nell'ultimo quadriennio come lui, andando sempre però, diciamo. Allora mi sono candidato da indipendente, però ero nella cordata di Popolo Cambiato. Bene, detto questo, forse la cosa che magari interessa sapere, qualcuno sa, perché ti sei avventurato, perché hai deciso di candidare? Me lo domando pure io, beh, diciamo, certamente per me, come per tutti gli altri che sono qui insieme a me, che sono partiti con me, è la passione enorme, il desiderio e l'amore per il bridge, per un verso, anzitutto, per tutti. Ci siamo offerti di andare al governo della federazione se ci vorranno. Il secondo motivo però è anche quello che sono convinto io, siamo convinti tutti, che bisogna, che la federazione è un momento critico dove bisogna fare determinare una svolta, perché la federazione è in crisi. E in crisi, i sintomi della crisi sono sostanzialmente 3, insomma. Il primo è la perdita costante di giocatori agonisti e ordinari, che è una cosa che dura da tanti anni, non è di ieri, non è di 4 anni fa. Considerate che negli ultimi, dal 2010 in poi, diciamo, dall'inizio della Tamburi a oggi, si sono persi di tesserati agonisti ed ordinari più di 4.000 giocatori. E quindi questo è certamente un fatto preoccupante, perché è collegato ai giocatori, c'è tutto l'indotto, non solo i pagamenti e gli introiti che vengono dal tesseramento, ma c'è tutta l'attività che naturalmente è fondamentale, che porta risorse alla federazione. L'altro fatto preoccupante che si è verificato in questi anni, diciamo che è un sintomo preoccupante, è quello del crollo di ricavi che si è verificato nel 2015. Noi viaggiavamo storicamente dal 2009, dal 2010 in poi, su un ordine di ricavi entrate per la federazione di 3.300.000 euro. Nel 2015 siamo scesi improvvisamente, però diciamo che è certamente frutto del calo degli ordinari e degli agonisti. Siamo scesi a 2.900.000 euro. Evidentemente questo è un fatto allarmante, perché se un fenomeno di questo genere si ripetesse, naturalmente la federazione andrebbe rapidamente in crisi. Un altro segno preoccupante, anche se diciamo può sembrare minimale, è il fatto, non so se l'avete notato, probabilmente l'avrete notato, che nelle manifestazioni a carattere nazionale negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, e specie nel settore femminile, c'è stato un calo di presenza e di partecipazione. Agli ultimi campionati di primavera di Salso Maggiore, tantissimi gironi, quasi tutti i gironi del femminile erano
incompleti. E mentre una volta c'erano le liste d'attesa, appena tutti si informavano, volevano sapere, manca la squadra, posso venire, dato che è una wild card, diciamo quest'anno e anche l'anno scorso, non si è riusciti a coprire anche. Questi sono i segnali negativi che ci sono stati negli ultimi mesi. Diciamo il fatto che dall'altra parte della barricata si dica va tutto bene perché tant'è che abbiamo accantonato un tesoretto nel famoso fondo di dotazione, va tutto bene perché abbiamo risanato l'economia, il patrimonio della federazione che sarebbe stato nel momento in cui siamo subentrati era disastrato. Va tutto bene perché tant'è vero che negli ultimi anni non abbiamo più dovuto fare ricorso ai fidi bancari. Per tutto questo diciamo è vero fino a un certo punto, se non addirittura non vero. E cioè, falso per esempio. Come? Falso per esempio. Per esempio. Non corrisponde alla verità dei fatti incompletamente. In particolare per esempio il discorso del tesoretto che sarebbe stato accantonato è più apparente che reale, perché diciamo è una voce di bilancio, fondo di dotazione, che però di circa 400.000 euro, così come risulta, si vede anche dal bilancio. Però se uno va a vedere che dall'altra parte dei conti abbiamo crediti che sappiamo, perché lo sappiamo, per una buona parte dei crediti verso terzi che sono inesigibili, è evidente che questo tesoretto poi alla pratico non è che abbiamo 400.000 euro in cassa chiusi in cassaforte che possiamo andare a recuperare in qualunque momento, è un fatto di bilancio, quindi sono utilizzati. Poi tra l'altro diciamo di questo tesoretto alla chiusura dell'esercizio 2016 verrà portato quasi a zero, perché il bilancio di chiusura 2016 si prevede con 142.000 euro di disavanzo, quindi alla fine resterà per 30-40.000 euro. E diciamo che la situazione federale è anche ulteriormente aggravata in questo momento perché è stata conclusa di recente una operazione della quale forse voi tutti avete conoscenza in qualche maniera, quella dell'Open Beach, che è fonte di un pericolo che noi ci trascineremo, un pericolo di danno economico che ci trascineremo per i prossimi 10 anni. Il programma per il prossimo quadriennio, per come vediamo noi le cose, è pressoché obbligato nelle sue linee principali. E cioè dire, noi per un verso, in prima istanza, dobbiamo certamente recuperare delle risorse, quindi per far fronte ad un eventuale fenomeno di perdita di ricavi. E per altro verso dobbiamo cercare di invertire questo trend negativo che è la perdita di tesserati, quindi impegnandoci per quanto è possibile nella zona di proselitismo e di recupero dei tanti brigisti che si sono allontanati dalla federazione, perché in realtà probabilmente lo sapete pure voi, cioè dire, ci sono i brigisti che abbiamo perduti, non è che tutti li abbiamo perduti nel senso fisiologico del termine, li abbiamo perduti perché vanno a giocare in strutture esterne della federazione dove i costi per il gioco sono molto inferiori. Quindi l'azione che si deve fare, due linee principali sono queste: recuperare risorse per costituire effettivamente questo tesoretto per il caso che si verificasse nuovamente il fenomeno di una perdita dei ricavi, che diciamo nell'immediato certamente non è gestibile da nessuno, perché per invertire questo trend negativo non si potrà fare con la bacchetta magica da un giorno all'altro. Dall'altra parte il drenaggio di risorse poi deve essere principalmente investito nella zona di proselitismo, appunto di recupero dei registri che sono usciti. Il recupero delle risorse, i risparmi, la voce principale su cui si potrà e si deve intervenire è quella del personale. Chi ha dato un'occhiata al bilancio avrà visto che la voce più grossa di spesa per la federazione è quella del personale dipendente
e delle collaborazioni. In realtà in bilancio la voce dipendenti e collaboratori non è completamente veritiera, nel senso quella voce di 904.000 euro che si trova nell'ultimo bilancio, sia di gestione che per anche consultivo, riguarda quasi esclusivamente i dipendenti, mentre invece le collaborazioni sono un pochino spalmate in bilancio nei vari settori di competenza, quindi diciamo l'impatto, il carico che proviene da dipendenti e collaboratori di più di quello che appare. Qui nel campo dei dipendenti, diciamo, il margine di recupero c'è, anche se non è un'operazione che si potrà fare anche qui in tempi brevissimi, perché chiaramente ridurre il personale non è semplice, visto che noi abbiamo 18 dipendenti, due dei quali a tempo determinato, tutti gli altri a tempo indeterminato. Quindi abbiamo superato la soglia dei 15 dipendenti, i licenziamenti sono più difficili, devono essere ben motivati, a parte il fatto che diciamo certo non è bello anche da un giorno all'altro mettere sulla strada, quindi non è una cosa che si fa, però certamente nel tempo, nell'arco di qualche anno, diciamo, basterà, guarda, da fare possibile, bloccare il turnover, qualcuno uscirà da più a poco per pensionamenti e abbandoni del lavoro, i contratti a tempo determinato si potranno più facilmente, diciamo, non rinnovare, e quindi qualche intervento qui si può fare. Certamente per quanto riguarda i dipendenti sarà importante riorganizzare il lavoro di tutte queste persone e quindi l'obiettivo sarà quello di riportare all'interno tutte quelle funzioni che in atto pure vengono svolte in contratti di collaborazione all'esterno, dove però in effetti non sono necessarie delle competenze professionali, tecniche particolari. Quindi tutto quello che si potrà riportare dentro per migliorare l'utilizzo del personale che abbiamo a disposizione verrà fatto, e questo sarà fonte di risorse recuperate. Altra voce che sarà pure di un certo rilievo è quella che riguarda le spese di rappresentanza. Queste non si vedono neanche in bilancio, si vedono poco, si capisce poco, perché anche lì c'è tutta un'operazione di spalmamento. Che vuol dire nascondere pure? No, in bilancio, secondo le varie cose, ci sarà una logica per questo. In particolare, per esempio, cioè le spese di rappresentanza sia degli organismi collegiali che di quelli individuali, e in primis anche quello del Presidente. Io in particolare sono in considerazione della situazione piuttosto precaria, appunto, che sicuramente troveremo se andremo ad amministrare la federazione, ho deciso che rinuncerò all'indennità che è prevista per il Presidente e poi in contemporanea a tutti i miei consiglieri ho messo come condizione che nessuno di loro, qualunque lavoro, qualunque prestazione dovesse fare in favore della federazione, potrebbe ricevere un indennizzo, comunque un emolumento. Quindi tutto quello che, se andremo al governo, faremo io e i qui presenti, diciamo, sarà a puro spirito, dico, quindi chi vuole andare via lo dica subito, lo faremo a puro spirito. Altre risorse si possono recuperare dalla riorganizzazione dell'attività sportiva nazionale. Voi sapete che al momento noi abbiamo una quantità di campionati che negli ultimi anni abbiamo concentrato, abbiamo tentato di portare sempre più a Salso Maggiore, con impegno per tutti i tesserati, costi naturalmente per tutti i tesserati. Anzi, proprio nell'ultimo anno abbiamo fatto una nuova convenzione con il Comune di Salso Maggiore e con la società di Sicilia 20 Salso, e ci siamo impegnati per il 2017 ad incrementare la presenza di 2.500 unità. Questi 45.000 euro che ci dà il Comune di Salso Maggiore, che poi naturalmente ci mette a disposizione anche la sede di gara e ci dà una serie di... 45.000 per 3 anni? No, 45.000 all'anno. No. Era 120.000 per 3 anni prima,
e ora mi pare che è diventato 17-60.000. A 60.000 è arrivato. Nel 2017? Sì. Meno il 20%. Come? Meno il 20%. L'IVA? Sì. Si chiama IVA, no, non so se si chiama IVA o Emanuela. Come si chiama? Però diciamo che tutto il pacchetto di salso praticamente non è intorno a 115.000 euro, considerato appunto i locali, diciamo, per tutte le volte che si va a giocare, però la contropartita, cioè dire, sì, la federazione di cassa si è cose, però la contropartita è che tutti noi che andiamo a Sanso, quando andiamo in albergo, paghiamo, se voi avete fatto la prova a prenotare autonomamente, non dire che siete del grigio, scontate un prezzo più basso, che proprio diciamo è convenzionato sostanzialmente, perché a seconda della categoria degli alberghi c'è un sovraccarico da 7 a 12 euro, e la somma che ci viene data dal comune e gli albergatori, però diciamo l'obiettivo nostro sarebbe quello di ridurre, riportare i fritti quanto più è possibile in sede locale, perché questo per venire incontro per agevolare le associazioni che hanno bisogno di, in questa maniera riuscirebbero a convenzionarsi un pochino di più. Il secondo passo, indispensabile come ho detto prima, è quello di destinare e finalizzare queste risorse all'attività di proselitismo e di recupero di tutti i brigisti che negli anni abbiamo perduto e che praticano il gioco di una struttura esterna alla federazione. La diaspora o la vendita comunque di tesserati di agonisti ordinari, noi nel giro di qualche anno diciamo, questo divertimento lo perderemo. A questo proposito, diciamo, tra le cose che pure diciamo, circolano in questi incontri, si è detto sì, ma proprio nel 2016 la tendenza forse si è invertita. In effetti nel 2016 abbiamo avuto tra gli allievi della scuola Bridge un recupero, diciamo un incremento di tesserati di circa 200-250 unità. Però questo non è vero, questo non vuol dire che tutto va bene, perché abbiamo compensato le vendite sono state più di 400. Ma comunque non le abbiamo compensate nemmeno in parte, perché l'allievo scuola Bridge paga una tessera di 20 euro, l'ordinario che perdiamo perdiamo 50 euro, l'agonista perdiamo 80-100 euro, quindi si capisce bene che questo conteggio, questo bilanciamento, diciamo, vabbè, abbiamo recuperato. E poi soprattutto gioca. Certo, e poi l'agonista è quello che gioca e quindi continua, paga il forfè, paga. E quindi c'è tutto l'indotto che segue, mentre invece sui ricicanti tutto questo non avviene, perché al massimo fanno il loro campionato di categoria. Il fatto anche appunto rivedere le categorie, magari creare un doppio binario e creare diciamo, delle qualifiche più significative dal punto di vista tecnico per quei giocatori che sono, e diciamo, per fare camminare su un canale parallelo i giocatori dei pedagogisti che si abbiano. D'altra parte però è pure vero, diciamo, su questo discorso delle categorie, però siamo in una situazione in cui operazioni di diverso tipo non se ne possono fare, nel senso che i proventi dai simultanei sono una cifra così importante che al giorno d'oggi purtroppo non si può. Sì, sono 600.000. Circa 600.000 euro l'anno, ai quali certamente non si può rinunciare. Sarebbe bello in realtà se la federazione potesse fornire questo servizio, che per tanti aspetti è un servizio eccellente. Un'altra cosa che vorrei dire, l'altro aspetto importante però dove la federazione certamente si deve innovare e si deve dare carico di, cioè dire, deve dare alle associazioni il massimo dell'assistenza, non solo dal punto di vista materiale, proprio fornendo i materiali, i programmi e l'assistenza in campo fiscale, per esempio, che spesso è necessaria per le associazioni, ma la federazione deve veramente diventare trasparente, e cioè dire, è giusto che la base,
che, quindi le associazioni, quindi i tesserati, ci sono quelli che ogni anno tirano fuori 2 milioni e 700 mila euro, se non di più, e che abbiano conto di quello che avviene, di come i soldi che loro mettono a disposizione, il diritto di scorso della federazione, come vengono spesi. Quindi andrà fatto sicuramente, cioè non andrà fatto, se le disponibilità economiche lo consentiranno, verrà fatta una piattaforma, diciamo, tipo quella dei social per comunicare, di comunicare direttamente non solo con le associazioni ma anche con i tesserati direttamente in maniera da poter interloquire, interagire e vuol dire che adesso non è prevalente? No, dobbiamo migliorare, non mi fate dire così. Allora, diciamo, cioè, dobbiamo migliorare anche questo aspetto, quindi noi per esempio ne abbiamo già discusso, se saremo noi appunto a governare, abbiamo intenzione non solo di pubblicare le delibere come avviene per oggi, ogni tanto anche su, diciamo, vengono pubblicate con quel ritardo, non solo le delibere ma anche i verbali dei consigli, che sia importante che si sappia, anzi addirittura direi che si potrebbe addirittura mettere una scatola nera che registra è quello della gestione delle squadre nazionali, che nell'ultimo periodo è stata veramente fallimentare, diciamo, è inaccettabile in verità, perché già a cominciare da quando si sono create, si è fatta la selezione, neppure una selezione a squadra per gli europei del 2014, diciamo, è stato fatto tutto in funzione dello sponsor di turno, che si doveva agevolare, si doveva far andare in nazionale, questo è inammissibile. Come a mio parere, dal punto di vista tecnico, ma penso di sfondare una porta aperta, è veramente inconcepibile che si pensi di designare la squadra nazionale attraverso una selezione a coppia. Allora meglio tornare al commissario tecnico, oppure si parla delle serie e selezione a squadra, si deve passare alla Bene, altro settore in cui, questo ne parlavamo anche in cui certamente è opportuno intervenire, cioè, a mio parere è necessario intervenire, è quello della revisione dello statuto per quanto riguarda, appunto, dicevamo, la possibilità per gli amministrati, quindi i presidenti, di controllare effettivamente l'amministrazione corrente. E quindi reintrodurre la presentazione dei bilanci, magari non annualmente ma almeno biennalmente, della presentazione del bilancio all'assemblea, in maniera che in qualunque modo, diciamo, in questa occasione, se l'operato del governo non è stato diciamo irreprensibile, encomiabile o valido, comunque l'assemblea possa, bocciando, non approvando i bilanci, mandare a casa prima del tempo chi è al governo, perché invece al giorno d'oggi chi viene eletto il 25 febbraio sta tranquillo per 4 anni, per combinare quello che vuole, non se ne accorge nessuno, perché poi, diciamo, il CONI che approva questi bilanci gli interessa tanto quanto, va a vedere soltanto se quei soldi non sono stati sperperati in qualche maniera, ma per il resto non importa niente. E l'altra cosa pure che va migliorata nello statuto, nel prossimo statuto, diciamo nei limiti possibili, perché infatti naturalmente ci sono problemi anche con il CONI, sotto il cui controllo noi comunque siamo e con il quale dobbiamo fare i conti, che è quello proprio delle procedure elettorali, perché sono veramente, come sono organizzate ora, sono obsolete, sono, cioè, al giorno d'oggi ci sono tanti meccanismi. Poi poco democratiche, perché consentono, a parte l'ultimo punto in cui pensiamo di intervenire, è quello dell'etica sportiva. Noi siamo stati travolti mediaticamente anche ultimamente da queste vicende della Coppa Pantoni Mures, soprattutto che non giocava più per l'Italia. Siamo finiti su tutti i giornali, non ci andiamo mai sul giornale, ma c'è qualche cosa di positivo, però appena gli italiani, solo gli italiani che rubano. L'altra cosa dove, se possibile, anzi, tenteremo di intervenire è quella che riguarda il problema dei certificati medici, che è un'altra cosa, diciamo,
per il nostro sport che non ha senso. Quindi noi dovremmo riuscire o a eludere le norme che impongono questo barzello, chiamiamolo così, cioè dire vedendo di modificare le categorie dei giocatori, ritornando possibilmente a una categoria unica di ordinari, cioè dire, quindi poi attraverso il meccanismo del cartellino gara vedere di limitare l'obbligo di questi oneri a solo chi fa brillo di alto livello. Però diciamo anche non sarà certamente un'operazione facile, però è un'operazione che si può condurre se ci si rivolge alle giuste persone, nel senso ai medici che possono far capire a chi di dovere che tipo di sport è il nostro, che non ha niente a che vedere con la fisicità. Va bene, eh? Beh, più o meno questo, poi l'avete letto le altre cose, se l'avete letto ne sapete quanto è più di me. Se vogliamo aprire. Pensate di mettere.